Amici Xur, siamo su Nessus, ma prima di farvi vedere dov'è su Nessus, vi ricordo come sempre il nostro giveaway di Instant Gaming che è attivo fino al 28, quindi il giorno di Lightfall, se ancora non l'avete fatto potete partecipare per vincere Lightfall. Vi ricordo che dopo aver scelto il gioco potete mettere un bel più uno se lasciate follow a me sui vari social e a Instant Gaming sui vari social, avete più possibilità di vincere se ve va di partecipare. Altrimenti vi ricordo che c'è anche il link per comprare normalmente su Instant Gaming, se volete comprare, che ne so, appunto Hogwarts Legacy o anche lo stesso DLC, eccetera eccetera, ci sono gli scontazzi. Siamo su Nessus, solito posto, amici, tomba dello scrutatore, qui sull'albero c'è Xur che quest'oggi vi aspetta con il Suros. Vedo già che c'è un protocollo, vediamo com'è rollato, regà, una merda, perfetto. Comunque, questo, amici, ovviamente Super Stonks, se non ce l'avete già, mi raccomando, prendetelo. Su YouTube penso che è pieno, oltre alla mia di build, ma l'hanno fatta in tutte le salse. Protocollo del fuoco stellare fortissimo sulla strega da avere. Poi abbiamo il Suros, che se non sbaglio c'era 2 settimane fa o 3 settimane fa, quindi insomma lo spieghiamo velocemente. Doppia modalità di fuoco, la seconda metà di ciascun caricatore infligge danni bonus e poi ripristinare la salute dopo un'uccisione. C'è il Catalyst che, se non sbaglio, vi dà la possibilità di avere il ripristino della salute dopo ogni kill e basta. C'è il Radar Zuccone con 13 di mobilità, 17 di recupero, 21 di disciplina. Essendo un pezzo prettamente da PvP non è neanche un brutto roll, potrebbe anche starci. Ok, quindi perché no? Ci può sta. E l'Ursa, e che vabbè, ve lo spiego brevemente, scusate, l'ho skippato. Il radar rimane attivo quando siete in mira, quindi quando mirate il radar rimane attivo per il cacciatore. Poi abbiamo l'Ursa Furiosa per il Titano, che ti muovi più velocemente quando pari con lo scudo della sentinella, che non è sto granché. La parte forte di questa è ovviamente che i danni deviati si convertono in energia della super dopo il suo utilizzo. Come tutte le altre esotiche per il recupero della super, con questa arrivate fino a un massimo del 50%, anche se il roll è brutto. Protocollo ve l'ho già spiegato, serve per fare la build delle granate infinite con la strega. Vediamo le armi. Promessa truce è sempre con sto roll orribile, esce già uscito questa roba, vabbè, comunque lasciatela lì. Cannone portatile dell'Ikelos versione 3, ovviamente, quindi con i perk nuovi, colpo rapido, tricorno dorato, non è neanche brutto. Attacchi d'ottone, rilevatore di minacce uno per tutti, meh. Fusione con sottopressione, arma Vorpal, meh. Attenzione, c'è un codice di accensione con granata accecanti, preparazione militare, demolitore. Non c'è scivolata, che lo rende unico questo lanciagranate rispetto a tutti gli altri, ma è un ottimo roll. Non c'ha frontali, ma va bene, se lo utilizzate solo con le accecanti è ottimo, raga. Preparazione militare e demolitore. Preparazione militare non è il massimo, non lo userete poco, scusate, però accecanti demolitori è un buon roll. Poi c'è Acqua e Filo con cartuccia pagliaccio e frenesia, che anch'esso qui non, insomma, non è un bruttissimo roll, però insomma ormai abbiamo tutti il Taipan, quindi il lineare da vuoto non ci serve. Il solitario con profanatombe e demolitore può stare bene lì dov'è. Il falco lunare con estrazione celere, sappiamo benissimo quali sono i roll da cercare sul falco, quindi insomma questo è un po' così, anche se qualcuno con estrazione lo usa o anche con mira istantanea, però non è il massimo. Il racconto di un uomo morto con fuorilegge pure non ci interessa perché non è un buon roll. Allora, sono con la strega, quindi vediamo l'armatura della strega. Ci sono dei guanti con 20 di mobilità che non ci servono. La toga non ci serve. Il casco con 22 di forza e 22 di resilienza non è bruttissimo. Ci potrebbe stare, se avete un build centrato sulla forza o avete in mente di farle, potrebbe anche starci. E le gambe invece in realtà non mi piacciono. Ora vediamo brevemente cacciatore titano. Ah, esatto, Champ la dice giusta, visto che con la stasi avremo i tre corpo a corpo, con se si incentra magari una build sulla forza ci potrebbe stare, quindi questo qui in ottica futura perché no. Con il caccia invece abbiamo delle braccia 65, ma troppo sparpagliate le stazze, non ci piacciono. Poi abbiamo un 28 di mobilità addirittura,
sul petto, con 13 di disciplina e 12 di forza. Resilienza 2, però con la mod potrebbe arrivare, cioè arriva a un 14 con 28 di mobilità, mica male, eh. Mica male, potrebbe anche starci. Se avete altri pezzi dove andate a compensare con la resilienza alta, ci potrebbe stare. E il casco invece non mi piace. E le gambe, l'intelletto è un po' troppo alto. Quindi, boh, non lo so, non mi fanno impazzire. Titano, vediamo cosa ci ha portato. Delle braccia con intelletto al 20, vale lo stesso discorso, non le prenderei. Queste sono troppo sbagliate, non lo prenderei. Il casco con 20 di resilienza e 11 di disciplina. Intelletto, forza. Quando so così sbagliate sotto, in realtà non mi convincono. E poi abbiamo un 30 addirittura. Guarda che pezzo, perché non è uscito sul caccia sto pezzo, ragazzi? Sto pezzo sul caccia, huge. 30-21. Non so se un domani la mobilità per gli stregoni potrebbe diventare utile, cosa che non penso. Però vabbè, peccato. Peccato. Quindi niente, raga, prenderei il casco della strega che vi ho fatto vedere, eventualmente il petto del cacciatore, se vi può interessare. Prendete il codice di accensione se non ce l'avete così, il protocollo se non ce l'avete. Ciao!